Il 4 dicembre i cittadini italiani avranno una grande occasione. Renzi ha detto che se vincerà il no andrà a casa. Del resto non ha chiesto a nessun cittadino italiano se voleva la modifica della Costituzione, non ha chiesto a nessun cittadino italiano se voleva come Presidente del Consiglio il sindaco di Firenze e le priorità del Paese. Il 4 dicembre andiamo a votare, votiamo no e votiamolo via. La riforma costituzionale favorisce la finanza speculativa, favorisce le agenzie di rating, non è certo a favore dei cittadini e smantella quella rete di solidarietà sociale di cui è innervata la Costituzione repubblicana. La riforma regala l'immunità parlamentare a 100 persone, tra cui sindaci, consiglieri regionali e nominati dal Quirinale, per ogni tipo di reato. Renzi ha spacciato il referendum come una gentile concessione ai cittadini, ma in realtà era obbligato a farlo. Non è vero che viene abolito il bicameralismo, perché abbiamo ben 22 materie che rientrano nell'ambito della discussione del Senato, quindi la famosa navetta da una parte all'altra non solo continuerà, ma addirittura i procedimenti legislativi passeranno da 2 a 10.